73° anniversario della festa della Repubblica Italiana e con l'occasione ad iniziare questa grande festa, la festa di tutti gli italiani, la sfilata di 300 sindaci per ricordare gli 8.000 comuni italiani. Tra i sindaci c'è anche la nostra sindaco, la sindaca di Milano. Sì, è il quarto anno, è iniziato nel 2016, questo bel coinvolgimento dei sindaci, insomma, che quindi rappresentano i cittadini e quindi il coinvolgimento di tutta la nazione per il tramite anche dei rappresentanti dei cittadini e delle cittadine. Io sono sia come sindaco di Milano sia come presidente dell'Associazione dei Comuni del Veneto. Nonostante sia la terza volta che partecipo, è sempre davvero una grandissima emozione perché... Proprio perché ricordiamo questi 73 anni, insomma, meravigliosa scelta della Repubblica, della democrazia, della solidarietà, ma anche dei valori di inclusione e di libertà. E quindi è importante che siano coinvolte non solo le forze armate, ma tutti coloro che servono lo Stato, tra cui anche appunto i sindaci che rappresentano i cittadini. Esatto, infatti quest'anno il tema è proprio l'inclusione, quanto conta ancora e quanto è ancora importante l'inclusione oggi in Italia. Ma insomma diciamo che è fondamentale perché è una parte fondante dell'essere comunità. Una comunità è davvero tale solo se sa includere. E le azioni ovviamente sono tante che si possono fare, la scuola è la parte principale e da questo credo che dobbiamo tutti noi cittadini e cittadine ringraziare il mondo della scuola perché è davvero un mondo inclusivo e lo è da sempre, oggi più che mai, anche in momenti di difficoltà. Adesso parliamo un po' anche del comune di Milano, visto che ci troviamo. Ieri ricorreva la giornata del venerdì, 31 maggio, ricorreva la giornata dello sport, dove appunto si è data la cittadinanza onoraria ad alcuni bambini della classe quarta della scuola primaria, giusto? Sì, è dal 2014, quindi il quinto anno che abbiamo introdotto questo gesto che vogliamo che sia un segno di vera inclusione della nostra comunità di Milano, perché per la comunità di Milano, quindi i cittadini e le cittadine di Milano, questi bambini che hanno tutti 10 anni e frequentano la quarta classe della primaria, per noi sono cittadini della nostra comunità perché sono nati nel nostro paese, lo vivono, lo frequentano e lo aiutano e lo fanno crescere ogni giorno. Giustissimo. Invece oggi pomeriggio, questa sera ci sarà un'altra bellissima cerimonia. Questa sera e invece è solo il secondo anno che lo facciamo, in occasione del 2 giugno, ricordando appunto la nostra Repubblica, consegneremo la Costituzione ai neo-diciottenni. Noi lo facciamo perché per noi è un valore simbolico, non solo simbolico, ma vorremmo insomma che fosse anche un momento così di riflessione, di maggiore riflessione rispetto appunto alla Repubblica, alla Costituzione e ai valori che ancora sono fondamentali. La nostra Costituzione continua a essere una delle più importanti e innovative costituzioni e credo che i giovani la debbano conoscere appieno e sono poi il nostro futuro, il futuro delle nostre comunità. Grazie mille e di nuovo buona festa della Repubblica. Grazie anche a voi, buona festa della Repubblica.